L'Italia condanna con assoluta fermezza l'invasione, che giudichiamo inaccettabile. L'attacco è una gravissima violazione della sovranità di uno Stato libero e democratico. Sono i giorni più bui della storia europea per un attacco inaccettabile. Nella sua informativa al Parlamento, il Presidente del Consiglio Draghi ribadisce la solidarietà al popolo ucraino, pronto un pacchetto di 110 milioni di euro di aiuti e torna a chiedere il ritiro incondizionato. Solo così si può riaprire il dialogo. Da Draghi anche il drammatico racconto sul presidente ucraino Zelensky, nascosto in qualche parte a Kiev, lui insieme alla sua famiglia. Stamattina, prima di venire qua, mi ha cercato, abbiamo fissato un appuntamento telefonico per le 9:30, ma non è stato possibile poi fare la telefonata, perché il presidente Zelensky non era più disponibile. Nel pomeriggio vertice NATO, quindi Consiglio dei Ministri, con l'Italia pronta a inviare altri 1.400 uomini e in seguito altri 2.000.